po' l'ala, il numero 2 di Silvia, e ci sono problemi anche in seconda fila per Seta Pura Spin, che stiracchia parecchio. Partito in questo istante l'errore di Salangana Jet, lo scatto di Sweet Movie Laumar che scavalca facile Sabina Oz, si muove subito anche Solo G mentre va a parcheggiare terza Sassegna Spritz, il lancio in 14-2, l'attacco di Solo G al quale Sweet Movie Laumar sembra voler replicare. Vediamo le scelte di favorita e controfavorita con Solo G e Roberto Vecchione che cercano di conquistare il comando, 28-8 la prima frazione, e passano a spesa comunque interessante con Davide Nuti spettatore dopo aver mandato il contro in terza posizione della fila indiana che si allunga in due di Sabina WF al passaggio davanti alle tribune. Sabina Oz, mentre richiesto, cerca di avanzare anche il numero 11 Silvan ZS, ma viene inghiottito dal gruppo dal quale cerca di venire in avanti anche Silicon Chip. Si va verso il paletto di metà gara dopo il 45 scarso dei 600 iniziali. In vantaggio sempre Roberto Vecchione con Solo G davanti a Sweet Movie Laumar, mentre di fuori gravita Silicon Chip che qualcosa ha guadagnato. Si va verso il chilometro con le prime posizioni che sono invariate, sempre terza in corda Sabina Oz, doppio WZ, 15 e 2 virgole per i 1000 di gara. Gruppo che si sta frastagliando perché di fuori si fa fatica, molta fatica a recuperare. Si muove in mezzo alla pista adesso Sassegna Spritz che ha perso qualche battuta in corda e adesso viene via al largo. Intanto si va ai 300 conclusivi dove ha spostato Sabina Oz WF in anticipo su quella di Pisacane, ma sposta anche Sweet Movie Laumar, richiesto al comando Solo G, che però, richiesta che però sembra aver dato il meglio. 31-3 la frazione, in dirittura d'arrivo sta venendo, ma è ancora in vantaggio Roberto Vecchione, sta venendo Sabina Oz WZ con Chiara Nardo che nelle ultime battute prende nettamente la meglio dopo aver lasciato davvero surplus il numero 6 di Sweet Movie Laumar, che cede e perde anche la seconda moneta. Il quarto lo fa Sassegna Spritz, 1:16.4 la media del vincitore chilometro, in questo caso della vincitrice, tre femmine ai primi tre posti: Sabina Oz WF, Chiara Nardo allenatore guidatore per i colori di Zvonko Osters, ma c'è anche la zampina della sigla di Bruno Farnetti, femmina da Algersol, davanti a una figlia di Iglesias e una figlia di Ganymede. Dovrebbe essere 376 e il probabile è ufficioso ordine d'arrivo numerico.